Buon pomeriggio a voi. Eccoci qua. Allora, prima di parlarvi dell'argomento, del tema di oggi, che nel suo titolo credo che sia estremamente chiaro, due o tre cose. Una, qualcuno di voi mi ha chiesto se io ho qualcosa in contrario che vengano pubblicati dei miei video sui social. Assolutamente no, non ci sono problemi. Come avrete capito, io non sono uno esattamente che sta rincorrendo i numeri, anche perché questo rapporto molto personale che ho instaurato con alcuni di voi mi piace, è gratificante per me, è costruttivo per me, e anche se poi devo dire che se ci saranno dei numeri, se aumenteranno questi numeri, non è che mi dispiace. Anche perché io avrò sempre un rapporto privilegiato con le persone che in qualche modo dall'inizio stanno con me e di questo vi voglio ringraziare. Poi volevo riprendere una notizia di stamane, e ne ha parlato Giorgia Meloni, riguarda il Trattato di Caen. Il Trattato di Caen in sostanza cosa diceva? Diceva che un pezzo di mare, un pezzo di mare tra l'altro molto pescoso e con buoni giacimenti di gas e petrolio, era in un accordo, in un trattato appunto, con la Francia a livello di cessione di un pezzo di mare. Una follia pura, contro la quale si è battuta con tutte le proprie forze Fratelli d'Italia, riuscendo in qualche modo a non far ratificare questo trattato. Però stamane il nuovo ministro per le politiche europee, Amendola, è tornato sul tema e sembra davvero che abbia propositi di nuovo di vendere questo pezzo di mare alla Francia. Come vedete, continua questa politica da parte della sinistra di svendere piano piano pezzi del nostro paese. L'altro giorno vi ho detto che questa svendita è iniziata 20 anni fa con Romano Prodi, quando praticamente ha svenduto il nostro paese alla Germania accettando il cambio a 1936,27 e continua tuttora dopo aver venduto aziende, addirittura ora sono tornati a bomba per vendere un pezzo di mare. Questa è la sinistra che non vede i problemi degli italiani, non li vuol vedere, anche perché da un punto di vista, chiamiamolo proprio anche lavorativo, non è mai sul campo. Ora, voi avete mai visto Zingaretti in mezzo alla gente, parlare alla gente? Ma quando mai? E Di Maio, sempre con la sua bella giacca e cravatta? Sempre in ufficio sono questi personaggi, sono nei salotti beni dell'Europa, parlano con la Merkel, parlano con Macron, parlano con Trump, parlano fra di loro, se la dicono e se la cantano, cioè questo è il loro modo di comportarsi e quindi non riescono a vedere quello che sono i problemi degli italiani. Non vedono la sofferenza degli italiani, perché non vanno nelle zone che particolarmente sono in difficoltà in questo momento, e quando ci vanno raramente, come è successo qualche mese fa a Luigi Di Maio, promettono e poi non mantengono, riguarda Whirlpool, se vi ricordate, questo è il modo di comportarsi della sinistra, ma non solo della politica, perché guardate anche il comportamento delle ONG, ad esempio, no? Le ONG cosa fanno? Prendono i naufraghi in mare, cercano a tutti i costi di sbarcare in Italia, perché non hanno interesse di sbarcare in maniera rapida in un porto vicino, no, l'obiettivo è l'Italia. L'obiettivo è l'Italia, quindi vengono in Italia. Però una volta che questi naufraghi sono sbarcati, a loro gliene frega altamente di quello che succede a questa gente. Anche perché se gliene importasse qualcosa, in questo momento protesterebbero perché su strutture che possono contenere 100 persone ce ne sono 3-400, 3-4 volte in più. Ma voi sentite mai parlare Alessandra Sciurba, Cecilia Strada, Luca Casarini di questi problemi? Sentite mai parlare Carola Rackete che è disumano che questi vengono tenuti in queste galere? Perché in fondo poi alla fine sono galere, perché quando in una struttura dove ce ne stanno 100, ce ne sono 400, è una mezza galera. Assolutamente no. Un silenzio assoluto, non gliene importa assolutamente di niente. Questo è il loro modo di comportarsi, senza alcun problema. Ora, spesso, la sinistra ha invece accusato Matteo Salvini di non partecipare alle riunioni, in qualche modo gli hanno rinfacciato per settimane e settimane, ancora adesso che ormai siamo quasi in inverno, il papete per aver fatto una settimana con i propri figli al mare, mentre
mentre Matteo Salvini ha dimostrato che è uno che sta tutti i giorni sul campo. E io vorrei dire a quei signori della sinistra, provate voi ad andare da Catanzaro a Trento, da Trento a Cuneo, da Cuneo a Taranto e da Taranto a Milano. Provateci una settimana. Io vi assicuro che tornate a casa dopo una settimana che non avete più energie né fisiche né psicofisiche. Ma già, voi queste cose non le potete capire, per voi è difficile perché il vostro unico obiettivo è fare affari con l'Europa, fare affari con Macron, fare affari con la Merkel e quindi essere in questi salotti insieme a loro e mai in mezzo alla gente. Tra l'altro poi non avete neanche il coraggio delle vostre azioni, perché mi viene in mente l'altro giorno è stata intervistata alla 7 la sindaca Appendino e a un certo punto la conduttrice parlava di un tweet di Orfini che diceva che se fosse per lui bisognerebbe subito fare lo ius soli. E l'Appendino un po' imbarazzato ha detto no, ma è meglio di no, perché in questo momento daremo un assist a Salvini. Capite? Questi non è che fanno le cose perché pensano che una cosa deve essere fatta perché è giusto che sia fatta. Questi fanno le cose contro qualcuno. Questo è il loro modo di fare politica, no? Questi non sono andati al voto perché avevano paura del voto, perché avrebbe probabilmente favorito qualcuno, eh? Questi praticamente fanno le politiche, che non favoriscono in qualche modo Salvini perché magari poi potrebbe ottenere troppo consenso e quindi il loro comportamento è esattamente contro quello che ci vorrebbe per gli italiani, per far sì che gli italiani stiano meglio. Una politica assolutamente non condivisibile. E ripeto, la loro è una politica di quelli che stanno in ufficio e quindi non possono rendersi conto dei problemi degli italiani, mentre Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono due che stanno continuamente sul territorio, nei piccoli paesi, nelle aziende, in mezzo alla gente, ascoltano, riportano i problemi e le problematiche che hanno. E poi hanno un bel da dire sempre quelli di sinistra, facendo loro propaganda, che Matteo Salvini non ha portato a casa nulla. Di quello che lui ha detto, dei punti programmatici nel governo e presieduto da lui e da Di Maio, insomma, quota 100 si è portata a casa. Sulla giustizia, un tema estremamente importante, si è portato a casa. Nessuno parla, ma credo che sia una cosa estremamente importante, la legge per quanto riguarda lo stalking, chiamato Codice Rosso. Non so, molti di voi non so se lo sapranno, entro 3 giorni dalla denuncia il magistrato è costretto a intervenire. Tra l'altro su questa cosa poi adesso c'è un problema che in uno di questi giorni vi parlerò, ricordatevene, è un problema importante che dimostra ancora una volta in che paese noi viviamo. Comunque queste sono le cose. Quindi Matteo Salvini ha portato dei fatti. Poi ripeto, come ho già detto altre volte, quando si è accorto che praticamente non poteva andare avanti perché era ostacolato nella sua politica e sarebbe stato difficile portare a casa l'autonomia e la flat tax, ha giustamente mollato. Questa, signori, è la storia. Ripeto, per capire quelli che sono i problemi dell'Italia, bisogna andare sul campo. Non stare dietro una scrivania o nei salotti bene come fanno quelli della sinistra. Con questo vi saluto e ci vediamo domani per un nuovo video. Grazie a voi.